Amici di Onda Libera TV, siamo a Rimini alla Fiera del Wellness, esattamente nel padiglione dedicato alla bioginnastica, una nuova disciplina ideata da Stefania Tronconi in seguito a studi fatti presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Urbino. Ecco, chiediamo subito a Stefania, com'è nata questa nuova specialità, chiamiamola così? Sì, diciamo che ufficialmente è nata dalla mia tesi di laurea presso l'Università di Urbino, tanti anni fa, negli anni 90, ma in realtà come spesso nascono le intuizioni e le idee dal mio mal di schiena. Quindi essendo una sportiva ma non potevo più fare attività come prima per dolore alla schiena e lombocefalgie, ho cercato di utilizzare delle metodologie che derivavano dalla fisioterapia e dal massaggio e introdurle nella ginnastica, bioginnastica. Quindi diciamo una necessità propria che è diventata poi insomma uno strumento per tantissimi, perché vedo che i corsi sono molto frequentati. Devo dire che anch'io ho fatto una piccola esperienza oggi e devo dire con dei risultati immediati. E a cosa ti sei ispirata? A filosofie di tipo orientali oppure è uno studio scientifico sul corpo? Diciamo che sia di tipo orientale che occidentale. La prima metodologia che mi ha colpito proprio mentre studiavo era la bioenergetica, il rapporto corpo e mente. Spesso noi che lavoriamo sul corpo dimentichiamo questo... che è la mente che ci guida. E quindi capire come la mente e il corpo possono dialogare. Seconda ispirazione importantissima è stata la fisioterapista Mézière, che per prima si è occupata di allungamento della catena muscolare. E poi dopo altre tecniche che sono arrivate fino alla medicina omeosinergetica, che ci aiuta a comprendere che il corpo non è solo movimento fisico ma anche movimento emozionale e a noi interpretare la sua comunicazione. Mi sembra che quello che dobbiamo capire è che anche il movimento deve avere un livello qualitativo alto e non solo quantitativo, perché mi sembra che rispetto alla classica attività fisica basata sul molleggio, lì mi sembra che la quantità conti di più, invece qui conta più la qualità. Qui è più importante sono le sensazioni e le percezioni, quindi il sistema sensoriale e percettivo, il nostro anche sesto senso che viene allenato, oltre ovviamente a allenare anche i muscoli, soprattutto in decontrazione prima, in allungamento e in movimento poi, con un movimento che non è stereotipato ma è un movimento libero e liberatorio. Grazie mille per questa testimonianza e facciamo in bocca al lupo per questa attività, ma comunque vedo che non c'è bisogno perché sta andando alla grande. Sì, siamo contenti che Rimini Wellness ci ospita tutti gli anni, siamo contenti che ci siano persone come lei che l'hanno provata e hanno percepito subito i benefici. Sì, no, è indubbiamente immediata la cosa. Grazie. Grazie mille. Amici di Onda Libera, un saluto.